Chiuderei qua con un brevissimo intervento, in modo che non vediamo completamente la frantumazione. Ovviamente, specie gli ultimi interventi tendono a porre una serie di problemi, diciamo, che hanno più una valenza politica in discussione, mentre alcune cose le condivido, altre no. Cercherei di non entrare su questo, perché non voleva essere questo il seminario. Io darei solo un consiglio che mi sento di dare in modo molto molto netto. Secondo me chi pensa di aver capito tutto sul perché è successo questo che è stato, non ha capito. La mia opinione è che la quantità di variabili che ci sono chiede una predisposizione mentale a riuscire a capire un pezzo in più di quello che si è riusciti a capire, perché altrimenti temo che semplicemente sia la riproduzione di schemi che non funzionano. Se alcuni compagni e compagne avessero ragione, Fernando sarebbe al 10%, non sarebbe a partire sul telefono. Se avessero ragione, no? Se bastasse sostituire, non funziona così. E non torniamo più indietro di posti Gramsci sul rapporto tra rivoluzione e sul rapporto tra rivoluzione e riforme sociali. Perché la generazione che ha fatto la rivoluzione russa diceva: a occhio, qui abbiamo preso il potere prima di cambiare la società. A occhio. Nell'Occidente, che è un po' più bello, c'è la democrazia avanti, a occhio, che prima si cambia molto la società, prima del tema del potere che si è sospetto, ma erano quelli degli anni 20 che avevano fatto la rivoluzione russa che dicevano questo. Non dico che bisogna studiare un po' il quadro del calcio, però non torniamo, diciamo, a forme, cioè io sono preoccupatissimo che la sconfitta determini semplicemente la riproduzione di forme scarnificate di analisi, diciamo, come se bastasse urlare un po' più forte per pigliare i voti. Vi prego di credere, se bastasse questo, da qualche cazzo di parte li avremmo presi, perché ci sarà qualcuno con una bella voce in giro per i paesi. Con l'interesse, cioè, in questo senso. No, no, vi prego di credere, non sto facendo un elogio della complessità per dire il mondo completamente non si capisce più tanto. No, no, penso che se la dovessi dire totalmente, qui era la cosa che citava già Roberta Bartolozzi, io penso che noi abbiamo non preso il 4% per il fatto di non essere stati capaci di stare in televisione a dire le cose che andavano dette. Se Ingroia si fosse ammalato all'inizio della campagna elettorale, non fosse mai andato in televisione e ci fosse esistito solo il patrimonio simbolico che quel magistrato antimafia, che non si era piegato davanti a Napolitano, rappresentava, noi entravamo in Parlamento de plano, come dicono, no? Penso io, può darsi di sbaglio, ma ho come l'impressione che noi tutte le volte che si stava in televisione si perdeva un pezzo di voto. Perché se ti chiedono se fai il ministro di Bersani e tu gli dici di sì, la gente capisce che tu sei sotto Bersani e che se vuol dare una martellata vota di libro e se invece vuole avere un governo di Bersani e non si capisce più perché ti deve votare. Se tu non parli mai di questioni sociali che erano, come dire, un pezzettino, diciamo, del nostro progetto, è possibile che la gente abbia difficoltà a dire perché ti deve votare, sì. Quindi, ad esempio, la mia opinione, ma è la mia opinione personalissima, di gente che ha visto, ma basta guardare i sondaggi, che ha visto entrare in campagna elettorale Rivoluzione Civile quotata tra il 5 e il 6% e finire al 2%, 1,8 al Senato e 2,2 alla Camera. L'impressione mia è che ce la si è persa lì. Una volta detto questo, che ad esempio potrebbe essere una tesi, diciamo, però a me, diciamo, non sembra lontanissima dal vero, che alla fine della campagna elettorale si capiva bene perché votare Grillo, gli diamo una mazzata sulla testa a tutti, e si capiva bene perché votare Bersani.
perché l'aspettativa era di avere un governo che fosse un po' meno peggio di Conte. Era il meno peggio, era il vaffanculo il meno peggio. Non si capiva per nulla perché il governo lo faceva. In questo, badate, io arrivo fino a dire che chi dice che il progetto politico di Rifondazione Comunista è stato bocciato dagli elettori, segnalo che non è vero. Sfido chiunque a dirmi che in televisione è stato rappresentato, cioè dove la gente ha visto che è stato rappresentato il progetto politico di Rifondazione Comunista. Poi si può dire che un gruppo dirigente di Rifondazione, a partire dal segretario, sono una massa di coglioni perché hanno fatto un accordo con questi signori per fare una roba che purtroppo la cui rappresentazione esterna era quella lì, che non si capiva perché andava votata. Però adesso mi fermo su questo. Per dire che io penso che ci sono ragioni della sconfitta elettorale che sono molto, molto anche strette, diciamo. Ma il motivo per cui facciamo questo seminario, ci sarebbe, i motivi ci sarebbero stati anche se avessimo fatto il 5%. Perché riuscire a capire che cosa ci sta dietro, dentro, di traverso a una roba che passa dal 3,5%, mi riguardava ancora prima i sondaggi, al 25 fino al 28 tre settimane fa, no? In meno di un anno, da maggio del 2012 ad oggi, è una cosa che un comunista deve cercare di capire, perché se non riesce a capire. E ci saranno i comunisti, forse una volta c'erano, che riuscivano a capire prima. E adesso ce l'avete solo i comunisti che capiscono. Se ne trovate qualcuno che capisce prima, io vi propongo di candidarlo a dirigere la baracca, perché io sono molto felice di votare. Lo dico, guardate, lo dico seriamente. Io penso che bisogna tentare di capire il più presto possibile. Di sicuro abbiamo fatto alcuni errori. La mia opinione è che gli errori risalgono per quanto ci riguarda, ma non sto parlando del 5 Stelle, sto solo avendo una reazione ad alcuni interventi. La mia opinione è che gli errori veri li abbiamo fatti quando eravamo sulla cresta dell'onda e che tutto il resto, come dice Guccini, visto che siamo nella sua città, noi l'abbiamo fatto non per il verso giusto ma per contrarietà. Cioè io penso che noi abbiamo demolito di Fondazione Comunista nel 2004, nel 2005, quando dopo l'enorme successo del movimento di Genova non siamo riusciti a dare una risposta politica coerente alla domanda sociale di trasformazione che c'era in Italia e abbiamo ripiegato in nome di dare uno sbocco al movimento alle robe dell'alleanza con centro-sinistra, alle regionali prima nel 2005 e alle nazionali dopo, e siamo stati dentro quel governo. Io penso che abbiamo perso lì e poi dopo abbiamo solo cercato di recuperare delle robe che difficilmente le recupera al 100%. Poi non sono nemmeno d'accordo che oggi noi siamo messi come nel 2008. Sento che le campagne elettorali le ho fatte tutte, che diciamo così rappresentano anche fisicamente gli errori di Rifondazione Comunista, di stavo al governo di quella roba lì. E mi è chiaro che un conto era andare alle porte della Fiat con un mercato nel 2008, nel 2009, e un conto era andarci in questa campagna elettorale, dove tutti i compagni, tutti mi hanno detto è assolutamente la migliore, la gente non ti butta i volantini, chiede di capire e tutto il resto. Non è vero che il risultato elettorale non coincide esattamente con cosa la gente pensa di te, né nel bene né nel male. La Democrazia Cristiana molta gente ne pensava malissimo e continuava a votarla come di Berlusconi e forse come del Movimento 5 Stelle a parte, le due cose non sono. Per cui io non amo qui questa discussione, sarà un oggetto di uno dei seminari e io spero tanto che per il congresso riusciamo ad andare un po' più avanti, perché la mia opinione, detta brutalmente, è che la Seconda Repubblica è fallita drammaticamente e non è un fatto italiano, è un fatto che dentro al neoliberismo le classi politiche, e noi abbiamo sempre contrastato questo, ma non ce l'abbiamo fatta, hanno ceduto potere ai banchieri, agli speculatori, a Madonna Santa, no? A tutti questi qua. E così la politica non è più contata da nulla, perché i democristiani avevano un senso, che facevano le clientele, ti davano il posto di lavoro, potevano anche essere dei ladri, ma ti davano il posto di lavoro. E invece negli ultimi 20 anni c'è solo più un ladro, perché il posto di lavoro non arriva più. La politica non serve più a nulla nella misura in cui ha dato il suo potere
ha dei poteri economici esterni al tessuto democratico che sono quelli che governano, e la gente se ne accorge, no? Quindi io penso che c'è un crollo verticale della Seconda Repubblica, verticale, perché sono i 20 anni dell'impotenza della politica. La politica è diventata spettacolo, invece che guardarsi un film, mia madre guarda Balla O, no? È diventata spettacolo teatrale ossessivo e la danza immobile sul nulla, perché quella lì non decide niente. Uno speculatore sconosciuto decide di più di tutta la discussione di Balla O di Mettesapiero. Allora, io penso che siamo al collo di questa roba qua e penso che Grillo sia quello che fa il funerale, e in questo Grillo, che fa una forzatura, non ci sono le differenze di classe e la casa, Grillo fa il funerale della Seconda Repubblica. Io la penso, funerale nel senso che funerale non vuol dire nascita di un'altra cosa, funerale è un funerale, c'ha a che vedere con la distruzione, non con la costruzione. Il funerale è la morte, e che uno morto lo mette sotto terra. Io penso che noi oggi siamo dentro non una rivoluzione, siamo dentro un crollo brutale che usa per distruggere gli elementi prodotti in questi vent'anni. Grillo becca un mucchio di voti perché non dice nemmeno una cosa che vada in controtendenza col senso comune prodotto in 20 anni di televisione commerciale, di schifezze neoliberiste e di tutto questo. La narrazione totale è, e infatti andrebbe detto, non tutte le cose che valgono nella narrazione di Grillo sono esplicitate. Ad esempio, quel discorso di Grillo sia nazionale non è mica esplicitato né rivendicato, ma è palese. E infatti non si parla di tutte le robe che incasinano il popolo. Non si parla di migranti, ma non si parla di donne, non si parla poco di mafia, cioè tutte le cose che non solo non si parla di classe, perché come veniva giustamente fatto notare, nell'immaginario che viene prodotto c'è un popolo che è buono, e il popolo va dall'ultimo disoccupato a Montefeltro. C'è un popolo che è buono e ci sono gli affamatori del popolo, sono il nemico esterno nella versione morte. Ma io penso che noi siamo alla chiusura di questa Seconda Repubblica. La mia opinione è che noi non siamo in grado di concorrere con Grillo nell'azione di Becchini, a più da tirare. Cioè, lui è che era fuori, e quindi quella contraddizione. Io penso che i comunisti, come i comunisti l'altra volta, non sono riusciti a ragionare seriamente e a fermare il fascismo. Non penso che Grillo c'entri con, lo sto dicendo per un parallelo storico che non implica un parallelismo tra Grillo e fascismo. Lo dico come fatto storico. Gramsci, non c'era Gramsci, non c'era Ferrero, non è riuscito a fermare Mussolini. Del cazzo di questo. E io penso che però invece i comunisti, e spero che ci mettiamo di meno, la storia va più rapida, siano protagonisti della ricostruzione. Perché dico questo? Perché io penso che la Seconda Repubblica sta saltando per aria, e nella misura in cui la raccoppano, no? Metti che fanno un bel governo tra Bersani e Berlusconi, comunque il presidente della Repubblica, no? E avanti così, che magari D'Alema ha convinto Renzi, che D'Alema va a fare il presidente della Repubblica che fa garante per Berlusconi, e Bersani salta per aria, si va subito alle elezioni, che vince Renzi, e no, vedi che faccia una cosa così. Io penso che Grillo va al 62%, no? al 28%, anche se governa per il banco, che fa appunto lo tsunami, è nulla rispetto. Però in questo senso dico, penso che la Seconda Repubblica sta sfasciando. Il punto, secondo me, politico, è se noi siamo in grado di prepararci per essere nelle condizioni di porre il tema della costruzione, non della distruzione. Non per mettere in piedi i muri che sono cascati dalla seconda, ma per riuscire a costruire una prova, perché da questa cosa qui è difficile pensare che se ne esce in avanti. Lo dico, e poi finisco con la politica e faccio due notazioni su Grillo, che erano le uniche cose che volevo dire. Anzi, passo a Grillo. Secondo voi, la ricetta di Grillo, che sia di destra, di sinistra, meglio, è in grado di far uscire l'Italia dalla crisi economica e sociale che viene?
palese. Allora, questo vuol dire che chiunque vinca le elezioni, a occhio la crisi si aggrava, e la crisi è già messa spessa pesante. Secondo, dalle cose che ci hanno spiegato stamattina, Grillo è coerente con i presupposti che propone, oppure magari ci segnalava che c'è una distanza tra quello che Grillo dice di sé e quello che è, che fa, e il proposito. C'è una distanza tra le cose in streaming e quelle non in streaming, diciamo. Grillo è il contrario di noi. Grillo controlla benissimo la sua immagine e si autonarra. Noi veniamo solo raccontati. Questo è perché siamo un po' cretini, ma è anche perché lui ha costruito una porta aerea come potenza di fuoco mediatico, perché la relazione di Mosca segnalava una potenza di una guerra comunicativa enorme. Guardate che dire non hanno fatto un comizio, non hanno fatto una roba, cioè non hanno fatto nulla, è un errore forte. In Sicilia non c'è un candidato della lista del Movimento 5 Stelle alle regionali che ha preso meno di 100 preferenze. Non uno! In ogni altra lista, PDL compreso e PD compreso, e voi sapete quanto sono ambiti i posti, ad esempio della PDL, con le preferenze puoi giocarti l'assicurazione sulla vita, noi in Sicilia fare il consigliere regionale. In tutte le altre liste ci sono preferenze 15, 17, gli ultimi della lista erano preferenze di gioco. Perché? Quelli non hanno fatto ancora tutto. Allora, io mi sono fatto un'idea, che non è che se tu non vedi che cosa succede sulla rete, non può succedere, ad esempio, che Grillo, il suo 1.300.000 contatti che ha su Facebook, e non so quanti milioni di contatti che ha su blog, non sia in grado di dividerli per province di ogni provincia d'Italia e di costruire le candidature nel fare il concorso per chi viene messo in lista, ma anche di costruire le preferenze. Il fatto che noi non lo vediamo, perché avviene, diciamo, tra chi è connesso dentro quella, non è meno potente che un comizio in piazza, è un'altra forma di organizzazione. Allora, io penso che Grillo sia stato in grado di raccontarsi perché ha messo in piedi una macchina da guerra che è in paragone più potente di quella di Obama negli Stati Uniti. Io sono abbonato alla newsletter di Casaleggio, interessante, perché il signore spiega, e lui raccontava un anno fa, perché Grillo aveva vinto le elezioni, facendo la base sul livello di contatti che Grillo era in grado di avere, di posizionare, che è molto maggiore di quello che aveva Obama negli Stati Uniti quando ha fatto la campagna elettorale per le presidenziali, usando significativamente la rete, sia dal punto di vista della raccolta fondi, sia dal... Però, diciamo, le differenze tra noi e Grillo sono significative, non solo noi veniamo raccontati e lui si racconta, ma ad esempio in lui è evidente che la partecipazione serve a migliorare il suo modo di funzionare, ma le decisioni strategiche le decide lui con Casaleggio in separata sede, non sono oggetto di discussione. Invece, però, lui viene visto come iperdemocratico. Invece, per noi, ogni decisione di fondo è assolutamente democratica. Siamo l'unico partito che in 20 anni ha fatto fuori 2 volte, 3 volte i responsabili massimi. Garavini, Cossutta, Bertinotti, per dire noi gli esponenti più in vista e più importanti. Quindi siamo un partito iperdemocratico, perché non è mai successo nelle altre parti. Nelle altre parti le classi dominanti, fossero SPD, PDS, o Forza Italia, o il Centro, quello che volete, dalle altre parti c'è sempre stato un meccanismo di gestione dentro le classi. Invece le Fondazioni Comuniste è democratica sul serio, no? E ce ne sono già stati 3, possibile che ce ne sia un 4, e avanti così, no? Che la gente, no, è così, ed è un fatto positivo, che la gente, i compagni e le compagne, alla fine hanno loro potere, non ce l'hai tu che sei il segretario, perché è un fatto enorme.
ma noi appariamo 300.000 volte meno democratici di Grillo. Quindi noi da questo punto di vista dobbiamo pensare tutto, perché noi paradossalmente siamo democratici sul serio, cioè Grillo si cambia e Casaleggio anche, e nell'immagine appare come assolutamente non democratico. Però io la cosa che volevo sottolineare era semplicemente questa, che io penso che noi dobbiamo continuare a scavare, a vedere quali sono i processi e a vedere quali sono i punti di forza e le contraddizioni del Movimento 5 Stelle e sulle contraddizioni agire. Non perché si fanno i volantini contro Grillo, contro 5 Stelle, ma perché se ci sono delle contraddizioni, uno deve sapere che il loro discorso, che pure oggi ha un consenso enorme, perché quel consenso lì è enorme, è passibile che lui ti possa inserire dentro quelle contraddizioni per allargare e avanzare tu. Allora, in questo senso, secondo me, bisogna continuare a studiare, a capire, a cercare di capire tutti gli elementi che ci sono, e non tanto né a scomunicare né a pensare di aver già capito tutto, e che scimmiottando uno o un altro aspetto di Grillo di pensare di aver fatto un progetto politico come il suo progetto politico. Finisco questa cosa qui, come ho detto proprio brevissimo, solo con una battuta. Se voi leggete il documento di Barca, è uguale a Grillo ma è più moderato, ma è esattamente la stessa cosa. Barca è l'idea che va costruito un partito invece della rete, diciamocelo giù, però ci hanno spiegato stamattina che in metà non sono solo virtuali neanche. Però Barca dice ci vuole un partito, e il punto fondamentale è riattivare le forme di democrazia partecipata che permettano di fare le decisioni migliori nel concreto. Ovviamente l'unica cosa che non viene messa in discussione è la stessa che non mette in discussione Grillo, cioè i fondamentali. Si può discutere di tutto, di come metti le sedie, di che colore sono, tutto il resto. La cosa che non puoi discutere è se a Bologna fai l'alta velocità o no. Cioè, no, puoi discutere di tutto, la cosa che non puoi discutere sono le cose di fondo. La mia opinione è che, diciamo così, la cosa per certi versi interessante, che questa cosa, che mentre il capitalismo diventa sempre più antidemocratico o ademocratico, cioè che tu non tocchi palla sulle cose fondamentali, ti fanno discutere dal mattino alla sera su tutte le robe essenziali, perché la democrazia è una risorsa informativa in modo da poter gestire meglio il sistema e orientarlo senza creare casini. Questo mi sembra un fatto comune che va assieme da Grillo in avanti, uno nella forma del vaffanculo e l'altro nella forma dell'idea della rivoluzione del partito. Ma questo è un punto decisivo, e invece per noi il problema è di come riuscire a costruire la possibilità della gente di poter dire la sua sui fondamentali, non sulle questioni. Questo è un nodo, come dire, di fondo, perché i processi democratici, tutti propongono allargamento dei processi democratici. Nessuno accetta che dentro quei processi democratici ci siano le cose di fondo. Questo, secondo me, è un punto rilevante su cui ragionare. E l'ultimo, e qui chiedo scusa diciamo, una cosa che penso molto a fondo: se è vero che noi siamo dentro la più grave crisi del capitale, una crisi organica del capitale, se è vero che dentro questa crisi organica del capitale l'Italia ha una crisi istituzionale della Seconda Repubblica, ha una crisi sociale pesantissima, ha una crisi di tenuta del tessuto sociale italiano, non si ammazzano 140 donne in un anno se non c'è un problema di tenuta sociale. Cioè noi abbiamo degli indicatori di
di stravolgimento del modo di vivere, di stare assieme delle persone, sono pesantissimi. Siamo messi molto peggio delle altre persone. In questo contesto qui, Grillo è una formidabile arma da guerra per terremotare il palazzo. Io penso che se è vera questa analisi, io penso sul serio che i comunisti si devono rimettere a fare qualcosa che diceva Lenin nel 21, cioè studiare. Nel 21 lo diceva Lenin, in mezzo al casino delle truppe bianche che attaccavano, diceva che bisogna fare tre cose: studiare. Perché? Perché o noi siamo in grado di dare una risposta ai problemi che la gente ha, oppure l'inseguimento di Grillo sul vaffanculo è quello che con una 500 va dietro con una Ferrari. Quindi io penso che c'è un problema di studiare, nel senso che il punto che abbiamo noi, attenzione, studiare e dare risposte non è più moderato che andare a fare nulla, vorrei che fosse chiaro, cioè chiede radicalità, ma questo è il modo che noi abbiamo fatto. Perché la mia opinione è che qualcuno dice Grillo doveva studiare prima, noi viaggiamo per suggestione. Ad esempio oggi a me ha colpito, nessuno ha citato la mobilitazione di Napoli di quello è un fatto importante, quello è un fatto rilevante, perché se ad esempio nel casino di questo paese, in parti significative del paese, ad esempio nel mezzogiorno, la forma della insopportabilità della condizione materiale venisse presa in mano da non un nuovo blocco sociale, perché sarebbe sbagliato lo schema monetario, ma da connessioni che si determinano tra ceto medio che si impoverisce, disoccupazione, quello che ha anche qualche pezzo più, diciamo discutibile, ma e venisse fuori nella forma che somiglia un po' alle rivolte dell'Ottocento, ma anche alle giocate, diciamo, per altri versi del 69, no? Forse noi tra tre mesi stiamo a discutere di una realtà che ci appare tutta diversa da quella che stiamo discutendo oggi. Sento che la mia opinione è che dentro una crisi la mobilitazione non può essere solo virtuale e non può essere solo gaudente, cioè non basta per applaudire chi manda fare. Quella roba lì funziona un po', ma funziona finché non c'è la crisi. Ma se la gente non mette assieme a pranzo con una cena, è possibile che a un certo punto non gli basti più di applaudire o di mettere mi piace su qualcuno. È possibile che venga fuori altre cose. Allora, la mia opinione è che noi, il nostro problema è se siamo in grado di studiare cosa sta succedendo per capire meglio la realtà italiana, per capire meglio i nostri limiti e le contraddizioni degli altri soggetti, per vedere se riusciamo ad entrare in sintonia con cosa sta capitando. Perché la mia opinione è che Grillo è un parcheggio, non è l'esito finale della crisi. È un enorme parcheggio in cui ci si può stare perché è utile al fine di, appunto, mandare a fare in culo quelli che tu reputi sbagliato che siano i colpevoli di tutto. Ma il problema nostro è che può andare allora da Lema Presidente della Repubblica, Renzi Presidente del Consiglio, e tra due anni siamo da 14, della crisi va avanti. Può andare Grillo a fare il Presidente del Consiglio e in tre anni, perché ci mettono un po' a consumare uno, siamo da capo. Cioè io penso che noi abbiamo un problema, e per questo secondo me bisogna capire bene, un problema di come riusciamo a costruire una proposta politica che riesca a fare i conti non con Grillo in quanto tale, ma con il casino che c'è dietro e che non è risolto e non ha vede l'apodo ultimo nella cosa di Grillo. Questo mi sembra il nodo su cui ragionare. E su questo, appunto, il fatto che abbiamo fatto questo primo seminario, che non è l'ultimo, l'altro sarà sulla crisi economica d'Europa, l'altro sarà sulle questioni dell'analisi del corpo sociale italiano, come messo oggi, non è perché ci innamoriamo di Grillo, ma è per tentare di capire un'Europa
da cui oggi noi siamo sputati fuori con una pallina da ping pong sull'acqua, che galleggiamo, e nella consapevolezza che non basta dire quattro volte in più classe operaia o proletariato per tornare dentro. Perché vent'anni di berlusconismo e di Violante e di tutti quelli che hanno lavorato consapevolmente a demolire quello hanno prodotto un clima culturale, e quindi non è che basta ridire le cose, devi essere in grado, secondo me, a dare delle risposte concrete a dei problemi concreti in un elemento di radicalità molto forte, ma di risposte concrete a problemi concreti. Questa è, secondo me, la partita che si apre dopo i vari cicli di vaffanculo, perché alla fine la gente c'ha il problema di come mettersi nel pranzo con la cena e di una serie di altre questioni. Quindi, secondo me, ho finito, bisognerebbe continuare a cercare di scavare e usare, come dire, per certi versi, il Movimento 5 Stelle o altre vicende, come potrebbe essere un convegno sulla manifestazione di 3 giorni fa di Napoli, per capire cosa sta accadendo dentro, per essere in grado di avanzare una proposta politica all'altezza dello scopo. Spero che ce la faremo nelle prossime settimane.